Michel Platini consegna alla storia del calcio 14 anni di professionismo e quanto vi ha raccolto. Debuttò a Nancy il 3 maggio del 73, inseguendo il sogno di emulare Kubala, che ne aveva colpito la fantasia di ragazzo. Ha chiuso a Torino il 17 maggio dell'87, dopo aver largamente superato quel sogno. Compirà 32 anni in giugno. Nessuno dei fuoriclasse che hanno fatto la storia di questo sport ha abbandonato così presto. Ma Platini non poteva essere meno di quello che è stato. Troppo lungo citare l'elenco delle sue vittorie. Più semplice ricordare gli unici due traguardi sfuggitigli. Il campionato mondiale, cui ha partecipato 3 volte, sempre in condizioni fisiche precarie, la Coppa UEFA, mai disputata. Due cifre testimoniano la sua grandezza. Ha segnato ben 286 gol in 546 partite, più di una rete ogni 180 minuti. Una media straordinaria, persino per un attaccante puro. Gianni Agnelli, che il 30 aprile dell'82 lo portò alla Juve, l'ha felicemente definito mezzo Nureyev e mezzo Manolete, un ballerino con la spada, un artista con l'animo del matador. Pochissimi calciatori hanno avuto, come lui, la capacità di essere insieme uomo squadra e risolutore, regista e goleador. Ha retto questa doppia, faticosissima parte, nonostante i limiti atletici, che nel 1972 convinsero il Metz a scartarlo dopo le visite mediche. Nonostante i guai fisici, fratture, tendinite, pubalgia, che lo hanno sovente colpito. Li ha superati col lavoro e ragionamento, applicando al calcio un'intelligenza non comune, una volontà appena mascherata dall'ironia. Il suo modo di giocare è stato il trionfo della razionalità sulla forza, della logica, della preparazione e dello studio sull'istinto. Basti pensare alle centinaia di ore spese per perfezionare la tecnica delle punizioni. Un istinto non ha mai represso. Il piacere, l'allegria, il divertimento che gli dava questo gioco. Finito quello, è finito tutto. Difficile fare paragoni fra atleti di epoche diverse, difficilissimo quando si tratta di sport di squadra. Alcuni miti sono legati alle fortune di una formazione, impossibile quindi dire in che misura i compagni abbiano contribuito alla loro grandezza. Beh, non è il caso di Platini. Ha dato la sua impronta ad ogni squadra in cui ha giocato, il Nancy, il Saint-Étienne, la Juve e la nazionale francese. Di tutte è stato l'anima, il leader, il goleador. Sicuramente è stato il re del calcio mondiale negli anni Ottanta, prima di passare lo scettro a Maradona. Sicuramente appartiene al ristrettissimo gruppo di campioni che identificano un'epoca del calcio. Valentino Mazzola, Matthews, Di Stefano, Puskas, Eusebio, Sivori, Bobby Charlton, Rivera, Cruyff e Beckenbauer, lasciando da parte l'inimitabile Pelé. Per caratteristiche, personalità, completezza, mi sa meriti di essere collocato sul gradino più alto insieme a Di Stefano e Cruyff, che come lui vinse 3 volte il Pallone d'Oro, massimo riconoscimento del calcio europeo. Giovanni Trapattoni ha detto una volta: credevo di aver visto il massimo con Schiaffino e invece... Riconfermi questa frase? Sì, senza dubbio, indipendentemente dai tempi che passano e il calcio sia cambiato, però la grandezza di Schiaffino credo che sia stata la grande linearità, questa chiarezza di visione di gioco. Io credo che Michel, il mio giudizio, sapeva elaborare, visto che parliamo del passato, visto che ha deciso di smettere, sapeva elaborare contemporaneamente due idee. Oltre a quanto aveva visto, aveva questa creatività e fantasia interna che trovava sempre una soluzione alternativa. Roberto, tu dove lo collochi in una graduatoria di grandi? E qui bisogna che qualcuno faccia anche la parte, no, a parte gli scherzi. Direi che è difficile fare dei paragoni con il passato, perché sono epoche diverse. Io mi limiterei ad analizzare magari Michel nella sua epoca, cioè un po' nella nostra epoca, anche se sono un po' più vecchio, e a quel punto lo metterei sicuramente sul gradino più in alto. Magari con qualcuno anche vicino a lui, ma sicuramente sul gradino più alto. Michel, per te chi è stato il più grande di tutti i tempi? Pelé. E il più grande che hai visto giocare tu da vicino? Il più grande che ho visto giocare da vicino? Boh, qua ci sono stati grandi giocatori. Non so, mi è piaciuto molto Bognek, Gires, Tigana, Rummenig, Zico... Giugno, Falcao, ci sono stati tanti buoni giocatori. Fai un nome italiano, ti prego, fai un nome italiano. Quando sono arrivato era Tardelli, mi piaceva molto Marco. E quando è partito Marco,
quando ha calato un po' ho cominciato Cabrini a diventare fortissimo e questi ultimi tempi è Altobelli. Senti Michel, tu avrai sentito, come li abbiamo sentiti noi, li ha sentiti da casa, i complimenti di questi due signori, ma quando tu sei arrivato a Villar Perosa nell'82, secondo te la pensavano uguale su di te? Questo non lo so, devi chiedere a loro. Mi ricordo il primo giorno che ci siamo alzati a Villar Perosa, ci è venuto il massaggiatore aperto, ha detto sono alle 6:30, bisogna alzarsi e andare alla mezza. Ha detto che cosa sono venuto a fare in quel paese alle 6:30, sentire una voce italiana che ti dice di alzarti per andare, è tutto diverso. Stavo tanto bene in Francia, che cosa sono venuto a fare? E dopo mi sono molto amato questo paese. E da lì che ha capito, come si cominciava, esatto, come si cominciava. Ecco Giovanni, confidenzialmente, tu non avevi paura che questo Platini, come diciamo noi a Milano, fosse un pochino fighetta, no? Sapendo... Dunque, devo dire che... Devo dire che la storia di Platini è stata seguita. Io ho avuto modo e la fortuna di vederlo in Argentina, quando la Juve era rappresentata da Bettica e da altri 9 giocatori. Si vedeva già che era un grande campione, però aveva 23 anni. Poi ha avuto 2 anni di vicissitudini, di infortuni enormi, per cui un po' la sua fama e il suo nome erano un po' non tanto scesi, ma erano momentaneamente assenti nel gran calcio internazionale. Io ho avuto la fortuna di avere un amico che ha sposato una francese e vedeva frequentemente il calcio francese. Nonché prima del Mondiale '82, quell'anno lì, guarda, ha avuto modo di vederlo. E fu il periodo in cui lo seguimmo molto da vicino. Io, la società, Boniperti stesso. E quando decidemmo, nonostante il grande sacrificio di Bredi, non dimentichiamoci che eravamo a pari punti con la Fiorentina e bisognava dare il nominativo entro il 30 di aprile. Quindi sì, rischiando di perdere Bredi, rischiando di perdere un campionato. Però eravamo talmente convinti del suo valore. E nonostante per i primi 6 mesi qualcuno ci criticò a morte di questa scelta, io dissi aspettiamo ancora altri 6 mesi, dopodiché giudicheremo. E in quei 6 mesi poi si vide veramente chi era Platini. Ebbe anche dei problemi fisici all'inizio, poi l'ambientamento nel nostro calcio e anche con i nuovi compagni qualche problema l'aveva portato. Ecco, sorride, Michel. Eravamo così difficili, no, dai. Hai trovato un ambiente buono. Guarda, il problema è che quando vai sul campo sapendo di farti fischiare e sapendo di non giocare bene, è stata una sofferenza capisci, ultimi tempi stavo male, ma potevo giocare lo stesso perché avevo provato tutto nella Juve, invece arrivando non avevo provato niente, è stato molto difficile perché sapevo che non potrei giocare mai bene. Fino a un certo momento invece mi sono curato con della pubalgia, è passata e dopo sono diventato capocannoniere. Però io credo che adesso Platini è stato ben accettato subito, certo, per questa sua disponibilità, per questa sua capacità di inserirsi nel gruppo. Ovviamente era molto difficile per lui, un capitano della nazionale francese, arrivare in una squadra dove aveva appena vinto anche, insomma, c'erano 6 giocatori che avevano vinto il mondiale, quindi come carisma aveva altrettanti 6 o 7 grossi campioni vicino, quindi certo, direi che tutto sommato, io che ho vissuto questa situazione, è stato un connubio abbastanza repentino, immediato, perché le varie personalità... Sì, potevano esserci dei problemi anche più grossi di quanti non sono stati. Nel frattempo direi alla regia di far partire il filmato, mentre tu continua, non volevo interromperti. Sì, no, ecco, dicevo che era uno dei miei interrogativi e stavo molto attento a queste situazioni, cioè psicologiche, perché era importante che fosse ben accetto, certo, da chi aveva partecipato al mondiale, da chi aveva vinto. E non dimentichiamoci che assieme a noi è arrivato un altro grande campione come Boni, certo, capitano della sua nazionale. Quindi io definii quella Juve una Juventus di grandi talenti individuali e che sarebbe stato molto importante da parte mia riuscire a crearne una grande orchestra. E fonderli. Certo. E fonderli. Diciamo che con la loro intelligenza, la loro capacità, sono riusciti proprio a costruire questa grande orchestra. Purtroppo abbiamo sballato solo l'ultima circostanza nel primo anno ad Atene, ma direi che giocammo un campionato d'Europa come io ricordo poche squadre hanno giocato. Sicuramente, su questo non c'è dubbio. Sono capitoli che dopo toccheremo. Nel frattempo abbiamo visto partire queste immagini dedicate a Michel Platini. La prima era il suo primo gol e unico gol durante il Mondial d'Argentina.
un'esperienza non... Sì, ho fatto due partite, non è che devo fare 5 in due partite. Abbiamo giocato l'Argentina e l'Italia, che erano le due migliori squadre nel 78. Andare avanti voleva dire eliminare una dei due migliori squadre nel mondo a quel momento. Tanto, e fu un'esperienza però che ti permise di scoprire, sia pure alla lontana, il calcio italiano, perché eravate nello stesso ritiro, no? All'Indu Club. Le due squadre non è che se vedevamo contati tanti, non erano stati no, sì, abbiamo sentito qualche allenamento loro e ci avevano molto impressionato, ma in quella periodo si siamo accorto che potevamo diventare una grande nazione, che le altre non erano a darsi molto più forte di noi, e quello gruppetto di giocatori giovani come Rocheteau, Vossis, Battiston, Platini sono dopo stati raggiunti da grandi giocatori come Tigana, come Gires, come dopo Amoros, come dopo Touré, tutte queste cose che abbiamo fatto una grande squadra. Certo, ed è stato tutti là che avete... abbiamo recuperato un grande giocatore in Francia e partendo di quella base siamo diventati campioni d'Europa, Fernandez dico, e dopo abbiamo fatto due semifinali di Coppa del Mondo. Certo, mettendo le basi proprio per questa grande, grandissima squadra che stiamo vedendo, che nel frattempo ha compiuto altri passi, l'abbiamo vista nel corso del Mondiale 82, l'abbiamo vista all'Opera durante gli Europei dell'84, qui c'è uno dei tuoi capolavori su punizione, una specialità che hai cominciato a coltivare sin da ragazzo, se non... Ma non è stata una specialità che ho coltivato, è stato un piacere mettermi così davanti dei manichini e di fare la gara col portiere che era il mio amicone, dunque giocavamo delle gazzose e chi faceva più gol, chi ne prendeva meno, dunque è stato per gioco quello che ho fatto. Sempre bollicine, sono diventate champagne dopo, certo, a volte erano gazzose. Lo spirito giusto di approccio al calcio. Ecco, qui ti vediamo già in una fase, non vorrei dire una parabola discendente, ma certo in una fase non più felicissima della tua carriera. Ma non è stata una parabola discendente, sono rimasto un anno senza poter giocare, lo stesso problema, avevo il tendinite, il mister le porta a confermare che non mi allenavo più, che dovevamo per forza, non potevo smettere perché dovevo andare fino alla fine, visto che la Roma si raggiungeva, e io sono arrivato distrutto alla Coppa del Mondo, ho cominciato a prepararmi fisicamente, ho preso tanti antinfiammatori per poter giocare e non zoppicare, che ero distrutto. Dunque non era una fase calante, è stato un fatto che non mi potevo allenare perché stavo malissimo. No, io dicevo calante rispetto al grande capolavoro degli europei dell'84, quando oltre a dirigere l'orchestra francese, come ha detto prima Giovanni Trapattoni e come ha scritto anche il Figaro in questi giorni, per esempio ricordando le tue imprese, eri anche il solista, eri anche quello che cavava l'acuto, perché no, 9 gol in 5 partite. Ma ero quello che concludeva l'azione, visto che noi abbiamo sempre avuto i pochi punti buoni in Francia, ho dovuto sempre fare dei gol. Io non dimenticare che ho fatto 43 o 44 gol in 70 partite in nazionale, e sono importanti, ma ho giocato spesso centravanti in Francia, visto che avevamo tanti numero 10. Avete dei grossi centrocampisti? Grossissimi centrocampisti, Gires, Tigana, sono tutti fortissimi. Ma l'unico che era in grado anche di fare la punta pura si chiamava Michel Platini. No, ma basta chiedere il pallone al momento giusto, tu lo ricevi al momento giusto, sei davanti alla porta, mi sembra che il merito è stato loro che hanno fatto passare. Sembra così semplice. Sembra facile. Sì, questo è il calcio, è il momento giusto. Sembra facile. Visto che siamo in piena parentesi francese, ci restiamo. Tra poco Michel ci racconterà un paio di aneddoti relativi ai suoi esordi, non facili, che hai usato per spiegare questo tuo abbandono. Hai detto, ragazzi, io non ero un atleta, ho dovuto diventarlo. Ecco, vorrei che spiegassi questo concetto. Penso che sì, sono abbastanza forte tecnicamente, tatticamente vuol dire che non avevo le mezzi fisici per superare le mie avversarie quando ero piccolo, perché tutto si impara nella strada o sulle campi da calcio quando inizio a giocare. Visto che non ero forte, ero il più piccolo della squadra, dovevo scattare 3 o 4 volte lo stesso difensore per andare in porta, lui ritornava sempre e dopo, quando sono maturato e sono diventato come lui, bastava una volta. Dunque lanci tutti, io ero appassionato dal calcio, di triangolazione e tutto questo. Ti hanno respinto a Metz per un problema respiratorio, vero? Ma non è così, avevo tanto soffiato nel spirometro almeno 25 volte che mi faceva 40 gradi, mi è mancato l'aria. Dunque sono svenuto, avevo 15 anni, dunque non è che non ero conosciuto. 15 anni in Francia il calcio non era tanto conosciuto, hanno detto attenzione, questo può darsi dei problemi. Allora io non si mi ha preso dopo. E questo dottore è andato. È vero che quando ti ha preso il Nancy pensavi di dover pagare tu per giocare? No, mi ha preso il Nancy, dopo quando abbiamo fatto il contratto mi hanno dato 60.000 lire al mese, io ho detto grazie, non sapevo neanche che si guadagnava dei soldi nel calcio, perché ero così appassionato del pubblico, del spettacolo, dei passaggi, dei gol,
che le soldi non sapevo neanche. Ecco, hai parlato di incidenti di gioventù prima, cioè incidenti, hai parlato del tuo problema fisico. Ecco, gli incidenti che invece hai avuto, mi pare un curriculum abbastanza consistente, un braccio, tibia perone, una caviglia. Il resto poi è rimasto intatto. Non l'ho mai avuto, grazie. Ho 5 fratture nella caviglia destra, 5 fratture delle maleole, ho avuto il braccio, ho avuto 2 trauma cranio, ho avuto menisco, ho avuto tanti. Sembra una routine normale per un giocatore, o quasi normale. Per il francese è normale, perché si picchia molto di più, si fa molto più male in Francia che in Italia. In Italia succede ogni tanto una gamba che si rompe, ogni tanto, una volta all'anno, una volta tutti i 2 anni. Dunque, rispetto alla Francia, si fa meno male qua. Tu dici che il calcio francese è più violento? Sì, è più violento, si gioca la sera, si fanno quelle scivolate, e dopo non c'è la televisione che ti protegge, perché qua uno che fa un fallo lo vedono da tutti i parti, dunque è totalmente diverso. No, ma direi che contemplato e concepito anche diversamente, perché a loro è più facile fare degli interventi scivolone se ti capitano sul piede portante, sono infatti queste fratture. Il Brejaschi contro il Bordeaux è rimasto un anno senza giocare, ha giocato una volta contro le francese e l'hanno distrutto. Michel, molti di questi aneddoti ce li hai raccontati in queste settimane su Special, il nuovo settimanale che è uscito. Ti domando, come ti contattò la Juve? Ma la Juve mi contattò attraverso il mio manager, perché io stavo parlando con l'Arsenal di Londra quando avevo finito il mio contratto col Saint-Étienne, e c'è Boniperti che parlava col mio manager. Ma anche col Racing di Parigi? No, col Racing no, ma Racing è molto prima. Parlavamo, visto che era interessante l'Italia, ho preso l'aereo, sono venuto il 30 aprile, ho firmato, sono ritornato il 14 luglio a cercare la casa, sono ritornato per il ritiro. È andata così, non so se siamo messi d'accordo, ma dopo è stato lungo, perché siamo arrivati alle 9 alla C-Sport e alle 5 mi sembra che il contratto doveva essere in Lega. Allora il punto importante è chi pagava il Saint-Étienne. Allora io l'ho spiegato che il Saint-Étienne doveva percepire 220 milioni in caso che c'è l'UEFA che aveva applicato le sue regole. Sì. Dunque non si sono messi d'accordo, l'UEFA non ha applicato le sue regole, dunque il Saint-Étienne non doveva beccare 228 milioni. Dunque ero liberissimo senza una lira. A un certo punto chiamavo il presidente Rocher e gli ho detto: no, ragazzi, sul contratto è scritto 228 milioni, dovete mandare il telex come che cosa. Allora io ho detto: guarda presidente, non deve percepire 228 milioni perché sono libero. Allora abbiamo parlato 5 milioni, lui non voleva sapere niente, andava al tribunale, ma soltanto erano le 5 del pomeriggio, il contratto doveva essere le 6. Allora come facciamo? Ma paga lei presidente, un tubo. Mi diverti che paga 228 milioni. Io ricordo. Allora, ho detto: ma facciamo una cosa, io mi avete pagato 228 milioni, dopo quando sarò libero potrei partire, voi prenderete 228 milioni. E così si è fatto. È per questo che non volevano che tu smettessi, magari, perché perdono i 228 milioni. Oggi il tuo cartellino vale 228 milioni. Sì. Inflazionati, quindi. Inflazionati pensando a 5 anni fa. Sì. Mister, facciamo un investimento, compriamo il cartellino. E poi in 2 o 3 mesi ci dobbiamo industriare, comincio a tornare a giocare. Dobbiamo legarlo e lo curiamo noi, no? Perché dobbiamo controllare che questi 5 mesi che... È vero che tu credi che ci possa anche ripensare, cioè che tu non riesci a vederlo fuori dal pallone? No, io non riesco a vederlo fuori dal pallone perché so che è sempre innamorato del pallone. Indubbiamente arriva un momento, è arrivato per tanti campioni, il momento della noia, il momento della nausea, però sono certo che avrà un grosso tarlo dentro lo stomaco. Ed è probabile, io non mi meraviglierei di che avesse un ripensamento fra qualche mese. Michel, questa secondo me è crudeltà mentale. Tu hai bisogno semmai di sentirti intorno della gente che ti dica: hai fatto bene, non dovevi più pensarci. E invece questi ti stanno, hai sentito, vogliono addirittura comprarsi il tuo cartellino. Voglio fare un affare, cioè hanno voluto fare un affare sulla mia schiena da quando gioco a calcio. La tua schiena, non so. No, io dico una cosa, però, che Michel sicuramente sentirà un po' delle sensazioni di cui facevamo. Il mister dipende dalla qualità. Guarda, e dal piacere. Guarda, non ho detto che non calcerò più dentro un pallone, no, ho detto che non giocherò mai più le partite ufficiali, ma partite amichevole con qualsiasi squadra a livello così di dilettante, a livello di amici, posso sempre fare. Io capisco quello che intendeva signor Trapattoni, credo che per te sarà più facile nel momento in cui troverai un qualche cosa dopo il calcio, non dico altrettanto bello, ma che ti soddisfi e che ti piaccia.
in una maniera abbastanza buona, che ti coinvolga. Da 5-6 anni che curo le mie cose. Penso che il problema mio sarà di poter fare una cosa fisica. Penso che noi siamo drogati dalla sofferenza fisica e se smettiamo penso che quello è il nostro problema. Dopo si guarda bene la singola. Si vede, hai ragione. No, penso che quello, dunque, però proverò di fare qualcosa. Tanto sono svincolato, non ho più, dopo mi danno 2 milioni ogni volta che vado a giocare a tennis, pensa a te. 2 milioni di multa. 2 milioni di multa. E adesso quelli perlomeno più. Mi sono fatto 50 ore di tennis. Continuate a chiacchierare liberamente, intanto io darei il via all'altro filmato, quello dedicato al Platini italiano, che i nostri bravissimi Baldini e Cazzaniga hanno montato. Io vorrei dire una cosa sul dei miei trasferimenti. Sì. Che sono partito dal Nancy, che era una squadra così, fino al Saint-Étienne, che era la prima in Francia e che aveva fatto un grossissimo campionato d'Europa. Dunque il mio problema è stato sempre di arrivare a una squadra che era alla fine del suo ciclo, altrimenti non mi comprano. E mi hanno comprato io, Rep, Zimaco, perché non c'era più niente, dunque avevano bisogno. E sono sempre arrivato a un momento che la squadra, anche noi quando siamo arrivati, è arrivato Bogne che io. Dunque avevo bisogno di altri due giocatori. Di cambiare. E questo è stato sempre il mio problema. Bisogna sempre arrivare a una grossa squadra che aveva vinto tutto. Sicuramente è più difficile. E me sono i grandi giocatori di queste squadre, non si può vincere. Sì, stavo pensando, tra l'altro prima, forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza, che 228 milioni per acquistare Michel Platini e per farlo giocare 5 anni sono davvero un tozzo di pane, come ha detto l'avvocato, anche se poi c'è voluto il caviale successivo e lo sentiremo più tardi. Roberto, io direi che tu tra Pattoni e Platini dovreste commentare queste immagini. Ma sai, mi sembra che ripercorrano un pochettino, che cerchino di spiegare ulteriormente tutte le qualità di Michel. Adesso magari principalmente attraverso le punizioni, però Michel non è uno che ha fatto... Oddio, c'erano anche i compagni che gli mettevano queste palle da spingere magari, però ha fatto gol in tante maniere, ecco, perché Michel è stato molto bravo di testa. Cosa che ma questa squadra per me è stato un tourbillon, che potevamo tutti fare gol e tutti fare passaggi. Certo. E il merito veniva spesso attribuito a Zibi e a Paolo Rossi, che mi hanno fatto tanti passaggi. Certo. Paolo ha avuto la fortuna di non più essere fisicamente prontissimo come prima, ma lui faceva il gioco e faceva larga e faceva il passaggio giusto. Zibi anche lui faceva fare molto, molto. Ma se lui avessi fatto dei gol che ha sbagliato, sarebbe diventato lui, può darsi il più grande giocatore. Cioè, questo è proprio un assist molto bello di... Questo è forse un Platini un po' più vero, cioè un Platini che va in rete in molte maniere, non solo attraverso le punizioni. Infatti credo che stiamo vedendo tutto un repertorio e dove mi meraviglio che non si vedono anche gol di testa in questo momento, magari ne vedremo subito uno, ecco, direi che abbiamo avuto modo di vedere gol di testa, gol su punizione, gol poi su assist di compagni, e questo è un po' la freddezza poi nel rigore in questa circostanza contro il Liverpool, e quindi direi che così identificano un po', illustrano un po' quelle che sono tutte le qualità di Platini. Questa è la prova che quando si gioca al calcio si dimentica tutto, perché c'erano tanti morti, ma soltanto noi sul campo 90 minuti abbiamo dimenticato tutto, e quello che ci hanno fatto la morale su quel fatto che noi abbiamo ballato sul corpo dei 37 morti non hanno mai giocato a calcio. E quello che mi ha dato più fastidio è la morale di tutti questi giornalisti che si credono delle persone senza sensibilità o con sensibilità, che non possono capire i problemi del giocatore. Ma evidentemente anche avversari che troppo facilmente, seduti davanti a un televisore o disinteressati o non coinvolti, hanno avuto estreme e semplici parole di critica, no? Bisognava trovarsi e poi... Sputato sentenze senza tener conto di qual era là la situazione reale. Sicuramente, di fronte a una responsabilità. Tu hai sempre detto, Michel, però, che quel giorno, quella sera qualcosa si è rotto dentro di te. Ma senz'altro, tu giochi per lo spettacolo, perché sia una festa, dopo muoiono tante persone, non è che mi piace tanto. È caduto tutto il mio mondo, tutto il mio mondo della mia infanzia, tutto il mondo della mia gioventù, tutto il mio mondo in cui ero venuto per quello nel calcio, è caduto veramente tutto quel giorno. Ma soltanto dopo, non prima e non durante, perché noi non quando, sapevamo. Quando ci hai pensato, quando ci si è pensato a mente serena, a mente fredda, allora uno ha valutato e capito quello che purtroppo era successo. Poi ecco, queste sono le cose splendide, inutili in quella giornata, inutili almeno questa. Ma inutile no, perché... No, però la bellezza dell'estetica resta sempre. È la bellezza gratis di quello che conta. Non sono venale e quello non ha contato niente. Non è contato purtroppo, sono quelle cose stupende, sì.
Comincio a vedere che però su punizione e rigore ne hai fatti tanti di gol, veramente. Era una specialità. Su rigore ne ho fatto non tanto. Non tanti, su punizione veramente molto. Se su punizione sì. Sì, intanto mentre continuiamo a rivedere queste immagini, io sparerei qualche dato. Per esempio, 147 presenze italiane su 150 partite, quindi vuol dire che per uno che ha sofferto di pubalgia, di lombalgia e di, no, e di, giocato, e di altre cose, sono evidentemente tante. Una squalifica sola per proteste, ma anche questo è un fatto rarissimo, perché se c'è un aspetto... Ma è stato più una battuta che una protesta, perché ho detto... Com'è stata? Ho detto al signor Delia, dopo Verone, strano, quando viene lei perdiamo sempre. Non ho squalificato una partita. Lui, forse non ha potuto farne sì, a meno. Più che proteste, brontola. Sì. O brontolava, no? Sì, eh? Sì. Magari brontolava sullo scherzoso, però... Brontolava che era brontolino. Per esempio cosa diceva, Giovanni? Ma c'è un bellissimo aneddoto che merita di essere raccontato. Non l'ho mai raccontato, ma lui sa che è vero. C'erano delle partite dove soffrivamo... dove magari a un certo punto della gara calavano le forze e magari non riuscivamo a tenere il dominio del pallone. Allora lui si avvicinava e mi diceva, mister, giochiamo l'attacco. E io dicevo, Michel, la palla è una sola, prendiamola e portiamola su. Perché ho detto, sì. Avrei sofferto anche di meno. Certo. Qui stiamo vedendo, ecco, esatto, questo è l'ultimo gol. L'ultimo che hanno dato Torrete, che non è Torrete, che è il gol. L'hai spinta dentro tu, certamente non è uno dei tuoi gol più insigni. No, guarda, più mi attacco a quel gol perché è uno dei tre che ho fatto quest'anno. Sì, quindi sono stati talmente pochi. Ma direi che prima sono emerso un pochettino una potenziale diversità dei due, cioè offensivista, come spesso li hanno identificati, sì. Offensivista uno e difensivista l'altro. Devo in un certo senso difendere un pochettino, io difendere il mister perché... diciamo che diventava forse difensivista nei momenti di bisogno. È chiaro che Michel è uomo d'azione, ognuno... uomo di gol, pretendeva la sua educazione. Noi in Francia il terzino che non sa fare un passaggio non gioca. Non gioca. In Italia ma questo che sa fare un passaggio e non gioca. Questo è un capitolo a parte, non vorrei che lo anticipaste, perché è un capitolo invece che merita di essere approfondito, perché spiegare come due persone così diverse nel modo di intendere il calcio siano andate così d'accordo e abbiano vinto tante insieme, secondo me vale la pena di prolungare il discorso. Abbiamo parlato di battute, Giovanni, chissà se era una battuta quella che hai detto l'anno scorso in un'intervista per noi di A Tutto Campo a Marino Bartoletti. Marino ti chiese, hai mai pensato di portare i Platini all'Inter? La tua risposta fu, e chi ti ha detto che io non ci abbia pensato? Ecco, un anno dopo, cosa voleva dire quella battuta? Non era altro una battuta, era un pensiero mio, che certi giocatori a volte vorresti prenderli, metterli in una valigetta se fosse possibile, portarteli per tutta la vita, come certi campioni. Tu vorresti che potessero nascere due volte. Io ricordo che dicevo sempre a Boniperti, quando passerà questo gruppo meraviglioso di ragazzi forse finirà anche un certo tipo di storia. Lui conveniva in questo. Io credo che la storia della Juventus continuerà, però posso dire che un certo tipo di storia l'ha segnata questa squadra e questo campione e questi campioni. Senza dubbio. Allora, l'erede di Nereo Rocco è sempre stato etichettato così e per lui è un vanto, un seguace delle teorie completamente diverse di Hidalgo, teorie calcistiche. Tra poco Platini e Trapattoni ci spiegheranno come hanno fatto ad andare d'accordo per tanti anni. Questo modo di intendere il calcio. Michel, cosa ti diceva per esempio Giovanni Trapattoni al martedì, quando tu la domenica avevi dichiarato non abbiamo attaccato abbastanza? È un esempio. Ma no, quando dicevo mettiamo una punta in più, prima volta l'ho detto nell'82 quando sono arrivato, potrebbe mettere una punta in più, ho cominciato a fare il processo per 6 giorni, io e il mister ho detto adesso non parlo più di calcio, dunque se abbiamo parlato così, ma io sono per il calcio spettacolo della mia educazione, il mister deve vedere il rendimento e i risultati, capisce che se lui poteva togliere una punta e mettere un difensore lo faceva volentieri, soltanto ma... si beccava il gol, dopo mi sentivo il martedì. È così, perché fa parte del gioco, dei chiacchiere. Dal tuo punto di vista? No, ma noi negli spogliatoi si scherzava anche su questo, perché oramai ci conoscevamo anche come filosofia reciproca, no? Però il problema poi analizzato reciprocamente era che non è tanto la punta in più o in meno, ed è stato ancora dimostrato quest'anno, a parte che era vinto una squadra che ha giocato per buona parte del campionato con una punta e mezza. Però dico, la punta in più serve se noi riusciamo a realizzare o a concretizzare poi un certo volume di gioco, ma se mettiamo un giocatore in più per avere un numero corto sulle spalle per poi subire dietro, dicono la senso d'Italia conta questo tipo di risultato. Certo. Michel ha capito perfettamente, non è tanto che si sia adeguato, perché nella sua nazione giocano ancora un certo tipo di calcio, ma con abitudini, con tradizioni e anche direi con qualità, perché è molto importante la qualità dei giocatori. C'è stato qualche
non dico scontro, ma qualche episodio divertente tra loro due che tu ricordi? Ma intanto il martedì prendere la parola al mister era difficile, perché era un monologo il suo. Sì. Diciamo che se, non credo, sono stati scontri, ma magari questa così divergenza d'opinioni, ma sempre in un certo modo, ma avevano sicuramente il buon gusto di farlo in privata sede, no, nel senso che non ci sono mai state, mi pare, delle divergenze assolute, anche perché nell'82 richiedere una punta in più eravamo già abbastanza, c'ero ancora anch'io, io, Rossi, tu e Bogne, che una squadra da collocare. Era Zibi, io da collocare. Siete voi che siete stati la rottura. No, noi eravamo centrocampisti e vedevamo sempre il pallone passare sopra. A un certo momento l'ho detto, va bene, passa sempre, perché il gioco del mister, il gioco della Juve era di prendere il pallone da dietro, buttare su un po' sulle punte. Verticalizzare e le punte metteva indietro alle altre che venivano. E noi eravamo giocatori che avevano l'abitudine di giocare al calcio, a giocare. Perché noi avevamo il pallone alle piedi. E loro cosa giocavano invece? Aspetta, tu puoi essere anche egoista così, perché volevi a tutti i costi il gioco. No, ma noi eravamo fatti così, o ti prendi con le tue qualità o non ti prendi. Questo sono d'accordo. Allora, a dicembre siamo andati a vedere, mi sembra era il 26 dicembre 82, e dopo Juventus Inter siamo andati a vedere Boniperti e dice: Bogna Platini nella mia sede alle 18. Alle 18. Siamo entrati tutti e due, lui voleva gridarci. Non ha potuto parlare, io Zibi l'abbiamo mollato per un'ora e non ha parlato. E dopo ho cominciato a capire che noi dovevamo avere il pallone nelle piedi, altrimenti non potevamo. No, però Boni e Patini sono diventati protagonisti. Io ho smesso, Rossi ha cambiato gioco, Tardelli è andato via. Sono andati via 4 anni dopo aver vinto tutto. Non scherzare queste fatti, no. C'è gente che si ascolta. Voi ci crede. D'altra parte, se è guarito di pubalgia. Sì. E poi Bonica è stato collocato anche in una posizione, cioè non potevano fare tutti e due i registi, la verità era questa. Cioè, allora era giusto che Boni giocassimo più avanti e Michel che dirigesse un po' il gioco. Però Michel, in 5 anni con qualcuno avrai anche litigato, sì. Ma no, ma io non litigo con mai nessuno, io non parlo con, piuttosto che la gente che non voglio bene, non parlo mai, mi litigare non litigo mai. Io la gente che non mi piace sono indifferente, chi peggio. Che è peggio? C'è stato qualcuno che sei stato più amico che... Ma con Zibi ho avuto un'amicizia di forza, perché quando siamo arrivati si faceva sempre insultare l'uscita, perché erano campioni del mondo, avevano vinto 2 scudetti, avevamo fareggiato, era colpa di Boia che di io. A un certo punto ci siamo stretto così, tutti e due, e siamo diventati amici, si diventa sempre amici nel bisogno. L'avvocato ha detto di aver saputo della tua decisione 5 giorni prima, è possibile secondo te? È possibile che non la sapesse prima? Ma non penso che la sapeva prima, sapevo soltanto io e un po' Boniperti, che da settembre le avevo detto che Bodarsi non rifermerò, che smetterò. Vediamo allora come l'avvocato Agnelli ha commentato questo tuo addio al microfono di Marco Francioso. Avvocato, ma la prima volta che gliel'ha detto Platini, cosa le ha detto? No, ogni mal guardi, Platini è un uomo maggiorenne, vaccinato, che sa quello che fa, sa quello che vuole, aveva deciso di andarsene, di smettere, Avvocato, la sua bacheca, Sivori, Charles Platini, chi ha il primo posto? Adesso è più vicino a Platini, ma tra Sivori e Platini si equivalgono. Charles è stato un grandissimo sfondatore, ma non è nella stessa classe di questi due. Avvocato, Platini per la Juventus è stato un grosso affare? Diciamo che l'abbiamo preso per un pezzo di pane. Diciamo che ci abbiamo aggiunto molto caviale, ma se l'è meritato. Se dovesse descrivere Platini, come lo descriverebbe? Beh, guardi, diciamo mezzo Nijinsky e mezzo Manolete, va bene? Le mancheranno le battute ironiche di Platini? Sì, quello anche, ma anche come uomo è anche simpatico. A voi mancherà più che a me, ai giornalisti. Ne hai fatta di strada da quelle 60.000 lire che quasi volevi rifiutare al caviale di cui parla l'avvocato? Dopo è il business, scusa, uno ti vuole e bisogna difenderti. Prima non lo sai, ma dopo ti accorgi subito che ti sei fatto fregare. E dopo non ti fai fregare 2 volte. Certo. In quel memoriale che hai pubblicato in questa settimana, di cui si parlava prima, hai parlato di qualche cena in casa dell'avvocato. Ecco, questo secondo te può averti creato dei problemi nei rapporti con i compagni di squadra? No. No.
Di problemi col mio compagno di... Sì, voglio dire, tu il numero sì, uno, il leader. Di squadra non l'ho mai saputo, io non è che diventavo, dopo andavo mi dicevo io sono andato da Latina, non sapevano niente. L'hanno scoperto anche adesso loro. Anche loro, non ho, sono uno che mette al disagio la gente. Però è abbastanza usuale per Agnelli, cioè non è che invitasse solo Platini. Sì. Agnelli generalmente al mattino fa il giro di telefonate, quando c'era Bettiga telefonava Bettiga, a me telefonava 2-3 volte alla settimana, a Platini, a Boni, cioè a Tardelli, a Cabrini, cioè per Agnelli è normale, ci si abitua a questo, non è che devono nascere o nascevano delle gelosie, cioè non è, io non ho mai visto né all'epoca mia né prima, io sono arrivato e queste abitudini esistevano già e non ho mai avuto modo di vedere delle gelosie da questi atteggiamenti. Bene, vediamo adesso come ha reagito invece Boniperti alla notizia dell'addio di Platini. Michel rimarrà sempre con noi, nel nostro cuore sicuramente, poi sì, più avanti si può vedere di incontrarci più di un'occasione. Certamente per noi ha lasciato un grandissimo ricordo, è inutile ripercorrere la strada di Michel, quello che ha fatto per noi. Sì, sarà nell'Olimpo dei grandi del calcio, insomma, ecco, assieme a Di Stefano, Pelé, Sivori, Cruyff, quella gente lì. E forse non so se si può trovare ancora un personaggio di questo tipo, era un personaggio non solo in campo ma anche fuori. Ecco. Fra 10 anni cosa racconterà a chi non ha visto Michel Platini giocare? Chi era Michel Platini? Beh, si può dire che Michel era un personaggio straordinario, un grandissimo giocatore, e che ne nasce uno ogni generazione. Ritorniamo indietro di qualche anno, il giorno che ha lasciato Boniperti, c'è una certa rassomiglianza? No, Michel ha vissuto in un momento più difficile del mio, ecco, più stressante, è stato sicuramente più grande di me come calciatore, quindi ha lasciato una grossissima immagine nella Juventus, alla Juventus e nei tifosi. Cosa le ha detto Michel quando le ha annunciato il ritiro? Ma questo era nell'aria già da parecchio tempo, ma qualche lacrima l'ha messa, l'ha tirata fuori. Beh, inevitabile, Michel, direi. Come? Inevitabile spargere qualche lacrima in un momento del genere. Ma qualche commozione, sì. Un po' di emozione ci vuole quando... Quando esci dal stadio, che esci per l'ultima volta davanti al pubblico, diciamo, e che vai nel spogliatoio, che dopo perdi tutti, non vedrai più dei tuoi amici, non vedrai tutto quel mondo in cui sei diventato molto legato, penso che un po' di commozione ci vuole. Poi dopo sono tutti venuti a darmi un riafo qua, pensavo che era morto qualcuno, dunque ho dovuto avere un po' di lacrime. Che rapporto hai avuto tu con il presidente, come ripeti? Ma un rapporto molto professionale, diciamo, con il presidente, ha sempre saputo contentarmi a tutti i livelli, perché ho firmato 3 contratti, dunque era d'accordo con quello che chiedevo, poi dopo quando avevo bisogno di qualcosa era sempre pronto. Allora, adesso devi spiegarmi, sei riuscito a farlo rimanere fino al 90° minuto e non è facile, ma era per convincersi che andavi via perché era contento, perché voleva anche lui tenerti fino all'ultimo? No, perché penso che era l'ultima partita, poi dopo c'era quel brindisi con i giornalisti per annunciare e gli avevo chiesto di rimanere con me per dirlo, perché non sapevo in quello stato sarò. Potevi essere. Michel, se vogliamo tirare le somme, tu ti sei trovato meglio in Francia o in Italia? Come? Ti sei trovato meglio in Italia o in Francia a giocare a pallone? Cioè... Totalmente diverso, al Nancy giocavo per il mio piacere, dopo a Saint-Étienne ho dovuto cominciare a vincere e qua dovevo vincere per forza, dunque è totalmente diverso. Tre situazioni... Non puoi avere il piacere di giocare a calcio e la necessità di vincere. Per me ho passato 5 anni di ferie in Italia. Il presidente ha detto che è un mondo stressato, ma io mi sono mai stressato per il calcio, capisci? Non è perché il mattino arrivavo con la barba o non ho salutato qualcuno nello spogliatoio che ero stressato, invece si leggevo che ero stressato, invece no. Io ho passato 5 anni di ferie, come ti l'ho detto, un paese meraviglioso, qui tutti sognano di venire e passare un mese di ferie in agosto a Rimini di queste parti o dall'altra parte a Forte di Marmi. Penso, io ho 5 anni con un pubblico che è appassionato da calcio e in cui faccio il mio mestiere, è stato meraviglioso. Senti, era il tuo bagnino allora, Giovanni. Infatti io credo che sicuramente ha vissuto dei periodi stupendi anche in Francia, ma credo non tanto
per come ha realizzato tutto se stesso e la sua immagine, perché era già un calciatore nazionale e realizzato anche in Francia, ma perché l'Italia, nonostante la polemica, nonostante le difficoltà, nonostante tutto quanto ci circonda o l'ha circondato, io credo che lui abbia vissuto questi 5 anni più responsabile, più riflessivo. Io credo che veramente si sia completato, che non è un'offesa, ma ci si completa anche con l'età, ci si completa, ci si matura anche attraverso una maturazione, certo, personale, sì, di testa. Io credo che quello che gli ha regalato l'Italia questi 5 anni... Beh, è stato meraviglioso, sì, sì. Senza dubbio. Dopo ho fatto amicizia, ho conosciuto amici, penso che dimenticherò le coppe, ma gli amici non indicherò chi tirerò mai, quelli li posso sempre toccare, sono sempre qua vicino. No, è stato veramente bellissimo. E dopo ho avuto la seconda cosa che è stata anche bella, che ritornavo in Francia, facevo 2 gol, scappavo dall'altra parte delle Alpi, non facevo gol contro il Marsiglia, contro il Bordeaux, contro il 700, facevo gol contro gli avversari. Scappare in Italia a giocare, capisci che la mia immagine in Francia era fantastica. Certo, e sentendoti parlare stasera si capisce una volta di più perché sei stato il numero uno e perché lo sarai anche dopo, al di là del mondo del calcio. Sentiamo adesso che cosa pensano di te altri grandi personaggi del mondo del football al microfono di Tony Ramascelli. Mi sembra strano che decida di smettere col calcio a 31 anni. È così grande come giocatore che avrebbe potuto giocare ancora per alcune stagioni. I would like to have seen him go on for quite a few more years. È un giocatore straordinario, giocatore di una intelligenza rara, di una abilità rara, è un giocatore che può decidere una partita a qualche momento. Então, io vejo ainda o Michel Platini con muita condizione di servir a outras grandes equipes pela sua qualidade. Poteva... Ele deixou o futebol? Sim. Ele deixou? Definitivamente. Ah, uma lástima. Um pecado. Ho visto giocare Platini contro il Napoli. Disputò una partita eccezionale. È un ottimo giocatore. A mio giudizio potrebbe giocare ancora tranquillamente. Però forse il calcio non gli dà più quelle soddisfazioni di un tempo. È una decisione personale e difficile che in un certo momento della carriera va presa. Se ha deciso di concluderla a 31 anni, beh, avrà avuto le sue ragioni. E la tomò a 31 anni e, bueno, tendrà le sue ragioni. Per lui non c'è un problema perché bisogna di fare qualche un'altra cosa, perché il football non è tutto nella vita, ma per il football sarà una grande perdita perché Michel ha portato tutto il football francese e anche italiano grandi cose. E Platini ha sempre giocato il calcio, secondo me, con l'istinto goliardico, e il dover essere professionista, il dover essere protagonista ogni domenica sicuramente ha dovuto violentare un po' la sua natura, e probabilmente alla fine della lunga carriera in cui protagonista veramente è stato si sente abbastanza logoro e forse non si sente più di fare i sacrifici che ha fatto in tutto questo periodo. Poteva giocare per la nazionale brasiliana ancora oggi, Michel? Ah, giocaria. Se ci fosse stato il calcio in America, Michel, avresti smesso ugualmente? Di la verità. Se potessi, sarei partito 2 anni prima. 2 anni fa in America, questi due anni li avrei passati in America. Comunque 32 anni sarebbe stato comunque la tua soglia. Sì, penso di sì, penso ci avrei pensato. Ma io vorrei dire una cosa, io ho smesso perché non ce la faccio più a migliorare e a soffrire per il calcio. Non è che dobbiamo cercare perché il calcio va male, che mi sono nauseato di quel calcio, di quell'ambiente, tutto questo. Tutte quelle sono delle cose che servono, può darsi a qualcuno per dire qualche parola gratis. Ma io mi ritiro per quella ragione. Sono Platini, sono stato Platini, non riuscirò più a essere più forte del Platini che si è già visto. No, non ce la faccio più, ti dico, a soffrire, a migliorare e a sudare per andare avanti. Non ce la farò più, dunque meglio volare. Qual è stato il più bel complimento che hai ricevuto in questi giorni? Ne hai ricevuti tanti. Beh, non so, perché ho letto poco, ho ascoltato poco, mi sono nascosto tanto. Delle mie amici che amici miei hanno ringraziato come calciatore anche. Questo è stato bellissimo. Se si considera che il tuo amico principale è tifoso del Milan, oltretutto, no? Questo è un complimento ancora maggiore, direi. Giovanni, quante volte dalla panchina i tuoi fischi celeberrimi erano per Platini?
Ma neanche molte, perché io in genere cerco l'attenzione. Quando lo sentivo o lo vedevo fermo, allora sì. Ci urlavo, perché solo a volte mi guardava di sott'occhi, no? E difficilmente mi guardava. No, beh, sai che le prime mesi fischiava il mister e nessuno ascoltava. Primo mese, dopo quando fischiamo dall'altra parte, non volevo più sapere niente. Quello che è stato bello è che ogni volta che usciva o Platini o Bogna con Rossi c'erano sempre le polemiche sui giornali. Allora a fine anno usciva sempre Bonini dopo, non erano più polemiche. Altra battutaccia di Michel sulla quale darei un breve break di pubblicità. Come passerà queste sue nuove giornate e a che cosa si dedicherà? Allora tennis, tanto tennis sicuro. Ma tanto tennis per farci o altre attività fisiche per smaltire un po' il grasso che possiamo prendere, come dicono in pubblicità. Dopo ho qualche accordo, ho un centro di calcio, qualche accordo con la Thompson, ovviamente, si posso dirlo. Dopo mi dedico molto alla reinserzione dei drogati nel mondo attivo, che mi prende molto tempo perché è una cosa pratica. Dopo farò televisione, farò radio. Farò parecchie cose, dunque ho del lavoro davanti a me. Ecco, allora quante volte ti vedremo ancora in Italia, magari a salutare gli amici del Combi, ecco, con che frequenza? Mai, sembrerebbe. No, spero tanto, perché a Torino ho tantissimi amici e se non vengo per giocare a calcio verrò a vederli e come verrò a vederli verrò a giocare a calcio. Sentiamo che cosa hanno detto al microfono di Patrizia Rossetti per la rubrica Olio Fiat, i tifosi della Juventus che lo hanno atteso invano ieri. A chi lo segnaleresti? A Hidalgo, a Trapattoni, all'avvocato Agnelli, a chi? A chi mi chiede per prima. Sono sempre stato per chi mi chiede prima. Per me lo tesserò lui. Sì. Magari lo nascerà nella sua scuola di calcio, lo scoprirà lì. Tu ci hai spiegato che andrai a vivere in Francia, ma se ti inviteremo qui l'anno prossimo possiamo sperare di averti ancora? Sì. O verrò quando il mister smetterà, per cambiare un po' la piacere della voce. Quando smetterà il mister, ne parliamo tra tra la ventina d'anni. Ma senti, a Nancy, quella famosa partita d'addio, sì. Ci sarà? Ma, ci sarà una partita d'addio, ma non è fatto niente, non c'è dati, non c'è squadra, non c'è niente di fatto, soltanto quello che abbiamo letto è tutto fasullo. Però c'è la tua intenzione di farlo? C'è la mia intenzione perché voglio anche fare una grande giornata. Vorrei fare una grande giornata dedicata alla festa, al spettacolo, al calcio e tutti i fondi saranno versati alla Fondazione contro la droga, dunque non beccherò neanche con una lira. C'è stato il caviale di tutta una carriera. Bene, siamo in chiusura, non mi resta che darvi appuntamento insieme a Roberto Bettega per venerdì prossimo in A Tutto Campo, puntata conclusiva intorno alle 22:30. Ringrazio Giovanni Trapattoni per... non solo la cortesia ma l'entusiasmo con cui ha aderito all'invito che, ripeto, è partito da Michel Platini. E a Platini dedichiamo la sigla finale di questa eccezionale puntata. Merci Michel. No, sono io che vi ringrazio. A Tutto Campo è stato offerto da Olio Fiat VS e HPX. L'olio fatto da chi di motori se ne intende. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens?